Non può esistere una stagione artistica che si rispetti senza un sipario che si apra. Forse questo momento è scoccato anche per il Teatro Vittorio Emanuele, anzi è sicuro, dopo l'approvazione del previsionale 2016-2018, gli appassionati di prosa e musica potranno finalmente conoscere la programmazione degli eventi. Finalmente il Consiglio d'amministrazione dell'ente potrà finalmente parlare di campagna abbonamenti già la prossima settimana. I problemi di bilancio sembrerebbero archiviati per il momento e lo spettacolo deve andare avanti, ma le regole non si possono trascurare. I revisori dei conti hanno ratificato i documenti mercoledì 29 settembre e praticamente nella notte si è manifestato il parere unanime del CDA. La massa debitoria supera di poco il milione di euro e andrà sanata con i fondi che la Regione deve erogare a favore del teatro. L'assessorato siciliano di turismo e spettacolo ha già predisposto il versamento fissato per la passata stagione 2015-2016, di cui è rimasta solo una tranche dei 3 milioni e 700 mila euro. La posizione economica degli uffici di Via Aspa resta sul filo dell'instabilità perché è vincolata dalla cifra in arrivo di circa 1.800.000 euro. Il calendario articolato dai direttori artistici Ninni Bruschetta e Giovanni Renzo non potrà sostenersi, secondo quanto riferito dal Collegio dei Revisori, su alcun impegno di spesa senza che questo trovi un'adeguata copertura. In sostanza il sovrintendente Gidio Bernava dovrà armarsi di valide alternative per reperire altre somme, nuove e diverse dalle entrate già previste, che non possono essere utilizzate. Dopo il consenso del bilancio consuntivo 2015 la strada sembrava spianata, ma è tutta in salita. La gestione teatro fino a dicembre avrà a disposizione 160.000 euro già accantonati. Dopo il tira e molla tra revisori e CDA guidato da Puglisi e supervisione del sovrintendente, dopo le ampie valutazioni tra tesoretto e trasferimenti di cassa dalla regione, aspettiamo di apprezzare il calendario della prossima stagione artistica da 550.000 euro.